Buona domenica, carissimi amici, buona solennità di Pentecoste. Oggi è una domenica molto, ma molto particolare perché invochiamo in modo particolare lo Spirito Santo che scenda su di noi veramente, realmente e rinnovi la nostra vita, come la natura si sta rinnovando, così si rinnovi la nostra vita. La preghiera che la Chiesa ci fa rivolgere a Dio in questo giorno solenne di Pentecoste dice così: O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa, in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo. E continua oggi, 2013, oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo, della predicazione della buona notizia, che Dio ci ama così tanto da donarci suo Figlio, che è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E noi da un paio di mesi abbiamo un vicario di Cristo particolare, un uomo di preghiera, un uomo che prega lui e chiede di pregare per lui perché possa accogliere il dono dello Spirito Santo. Sto parlando di Papa Francesco. Allora non perdiamo troppo tempo, gustiamoci e ascoltiamo cosa in questa settimana ci ha trasmesso, cosa ci ha comunicato, così ci disponiamo a questa preghiera. Per me oggi è una domenica particolare, voi mi vedete alle 8:30, a mezzogiorno e poi la sera alle 19, ecco, ma stasera, questa domenica di Pentecoste, io faccio l'ingresso come parroco in una piccola parrocchia a Regina di Lattarico, Cozzo Carbonaro e Contessa, proprio stasera, il giorno di Pentecoste. Quindi vi chiedo, carissimi amici, una preghiera particolare anche per me, come la chiede il Papa per sé, che possa essere veramente non portatore di me stesso, ma portatore di Cristo, ecco, del suo amore, dell'amore di Dio. Allora, gustiamoci il Papa che ci dice che bisogna essere cristiani sempre, non solamente quando preghiamo, quando andiamo in chiesa, ma sempre nella vita di ogni giorno. Preghiamo tutti i giorni lo Spirito Santo perché ci dia luce, ci renda più sensibili alle cose di Dio, ci insegni e ci doni la verità di Cristo. È l'invito che Papa Francesco ha rivolto questa mattina in Piazza San Pietro ai circa 100.000 fedeli che hanno partecipato all'udienza generale. Nella sua catechesi dedicata all'azione che lo Spirito Santo compie nel guidare la Chiesa e ciascuno di noi alla verità, il Papa ha sottolineato: non si è cristiani a tempo. In alcuni momenti soltanto, in alcune circostanze, in alcune scelte. No, non si può essere cristiano così. Si è cristiano in ogni momento. E si è cristiani incontrando la verità che è Gesù, perché la verità, aggiunto Francesco, non si afferra come una cosa, ma è un incontro con una persona. È lo Spirito Santo che ci fa riconoscere che Gesù è la parola di verità e imprime nei cuori dei credenti la legge di Dio trasmessa da Gesù. Questa legge, ha spiegato il Papa, viene inscritta nel nostro cuore e diventa in noi principio di valutazione delle scelte e di guida nelle azioni quotidiane, diventa principio di vita. Lo Spirito Santo, infine, ha concluso Papa Francesco, ci guida dentro la verità, ci fa entrare, cioè, in una comunione sempre più profonda con Gesù stesso, donandoci l'intelligenza delle cose di Dio. E questa non la possiamo raggiungere con le nostre forze. E così lo Spirito ci avvicinerà a Gesù Cristo. Se uno è innamorato sempre. Le canzoni d'amore sono belle, c'è quella di Mogol Battisti, io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Quando uno è innamorato, non è, si vede negli occhi, si vede come si comporta.
Quando siamo cristiani solamente nei momenti liturgici, nei momenti di preghiera, ma poi nella vita siamo tristi, significa che c'è qualcosa che non va, c'è una malattia, c'è qualche virus che ci sta attaccando e bisogna chiedere al medico di guarirci. E il medico è Gesù Cristo. Pregare, pregare, guariscimi Gesù, ecco, invocare il suo spirito. Se no, se non abbiamo il suo spirito, ci accomodiamo, siamo cristiani da salotto, cosa che non dobbiamo essere. Sentiamo il Papa. L'incontro con Gesù salva e lo zelo apostolico è il segno del desiderio di amare, secondo quanto Gesù ha insegnato. È particolarmente vero per San Paolo, ma il suo esempio vale per tutti noi oggi. Lo ha spiegato Papa Francesco nell'omelia della messa di stamattina. Anche ci sono i cristiani da salotto, no? Quelli che educati, tutto bene, ma non sanno fare figli alla Chiesa con l'annunzio e il fervore apostolico. Oggi possiamo chiedere allo Spirito Santo che ci dia questo fervore apostolico a tutti noi. Anche ci dia la grazia di dare fastidio alle cose che sono troppo tranquille nella Chiesa, la grazia di andare avanti verso le periferie esistenziali. Tanto bisogno alla Chiesa di questo, non soltanto in terra lontana, nelle chiese giovani, nei popoli che ancora non conoscono Gesù Cristo, quello importa, ma non soltanto, ma qui in città proprio, hanno bisogno di questo annunzio di Gesù Cristo. Dunque chiediamo allo Spirito Santo questa grazia dello zelo apostolico, cristiani con zelo apostolico, e se diamo fastidio, benedetto sia il Signore, avanti, come dice il Signore a Paolo, coraggio. Quando siamo innamorati, non stiamo seduti in salotto, non stiamo tranquilli, siamo disposti ad andare in capo al mondo per trovare la persona che amiamo. È tutto qui il problema, perciò il Vangelo di oggi, di domenica di Pentecoste, sono le parole di Gesù che dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Non vi sedete, non state tranquilli, non state comodi se mi amate. Ecco, se uno ama veramente un'altra persona, è disposto anche senza soldi di seguirla e di stare insieme, perché c'è l'amore. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre e il Padre vi darà un altro paraclito, consolatore, perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Senza l'amore siamo morti, sembriamo vivi, ma abbiamo la morte dentro. Ecco, dimentichiamo continuamente che c'è uno che è morto al nostro posto, che ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Diventiamo cristiani smemorati. Ecco, invece dobbiamo essere dei cristiani che fanno memoria, che ricordano, ecco, e ringraziano, ecco, tutte le persone che ci vogliono bene, che ci hanno dato tanto, ecco, è la persona che è all'origine, che è Cristo. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, le mamme, i papà, le persone che ci vogliono bene, che hanno fatto tanto bene alla nostra vita. Sono un segno di Cristo, allora non dobbiamo essere smemorati. Una mamma fa tanti sacrifici, è come Gesù Cristo che si è sacrificato per noi. Allora non dobbiamo sforzarci di fare il buono, dobbiamo fare memoria di questo amore e lasciare che questo amore ci penetri dentro il cuore e ci muova l'amore verso gli altri. Sentiamo questo altro intervento. Preghiamo affinché lo Spirito Santo ci assista e non ci faccia mai dimenticare la passione di Gesù, la passione che toglie i nostri peccati. Lo ha ribadito Papa Francesco nell'omelia della Messa del Mattino. E quando viene un po' la vanità e uno crede essere un po'
il premio Nobel della santità, no? Anche la memoria ci fa bene, ma ricordati da dove ti ho preso, dal fine del Grece, tu eri dietro il Grece. La memoria è una grazia grande, e quando un cristiano non ha memoria, è duro questo, ma la verità è, non è cristiano, è idolatra, perché è davanti a un Dio che non ha strada, che non sa fare strada, e il nostro Dio fa strada con noi, si immischia con noi, cammina con noi, ci salva, fa storia con noi, memoria di tutto quello, e la vita diventa più fruttuosa con questa grazia della memoria. Quando preghiamo la Madonna, a lei dobbiamo chiedere di non essere smemorati. Ecco, lei magnifica il Signore, esulta in Dio, perché? Perché ha guardato alla miseria, all'umiltà, al niente. Ecco, non dobbiamo dimenticare che il Signore ha guardato alla nostra miseria, alla nostra povertà, alla nostra debolezza e ha mandato suo Figlio a salvarci. La vita è un dono. Ascoltiamo Papa Francesco. Se si vive la vita come un dono, si segue la strada di Gesù, altrimenti c'è la via di Giuda che non comprende la fecondità dell'amore. È un passaggio dell'omelia del Papa nella Messa del mattino. In questi giorni da Tessa, alla festa dello Spirito Santo, chiediamo: vieni Spirito Santo, vieni e dammi questo cuore largo, questo cuore che sia capace d'amare con umiltà, con mitezza, ma sempre questo cuore largo che sia capace d'amare. E chiediamo questa grazia allo Spirito Santo e che ci liberi sempre dell'altra strada, quella dell'egoismo, che alla fine finisce male. Chiediamo questa grazia.